silenzio per favore, un po' di silenzio. Bruciavano le viole. Andrea è un uomo di 50 anni con un passato professionale d'architetto di successo. Vive un presente imprigionato dal dolore per la morte della moglie, che era incinta quando è morta, qualche anno prima. Con l'incontro casuale di una ragazza, Hikma, che lineamente ricorda la moglie, Andrea inizia un percorso di nuove amicizie, di nuovi rapporti interpersonali. In quel modo lui ricostruisce la sua vita come un artista che ritocca il quadro appena fatto, che in qualche maniera lo deve modificare, in modo che sia anche meno doloroso. Resti bene per i capelli. Non credo. Il mio viso non è adatto. Hikma Bushri è il mio personaggio. È una ragazza giovane, una ventenne, tunisina. Durante un capodanno accadranno delle cose. Ora, Francesco non vuole mai che racconti troppo, però posso dire che cederà alle avance di Riccardo. Riccardo coltiva, diciamo, il sogno di fare lo scontro. E questo suo sogno si infrange con la realtà. Nel frattempo la vita lo porta a sposarsi con Rosanna, una donna più grande di lui, nella quale lui probabilmente vede la possibilità finalmente di realizzare questo suo desiderio di diventare un artista. Nei fatti è un commesso. Sono una quarantenne che vorrebbe sembrare una trentenne ed è insicura con il marito più giovane di lei. Diciamo che il mio personaggio ha delle difficoltà a superare il passaggio della stagione. Rappresento l'autunno e sto accusando le prime rughe. Ma queste non sono rughe. Queste si chiamano fosse d'amore, che se non è qui non è da nessuna parte. Riccardo prende la vita come viene e le persone che fanno così appunto hanno un livello di pericolosità abbastanza alto, tant'è che dentro questa storia Riccardo è quello che fa esplodere i conflitti sentimentali, a cominciare dall'incontro con Hikma, che poi a sua volta innescherà l'incontro tra Hikma e Andrea. Però lì poi incontra appunto questo Andrea, questa persona così misteriosa, che forse le salverà la vita. Capisci, Hikma? La natura ci dimostra che si può essere fragili, ma riuscire lo stesso a sostenere il peso di un bambino. Questo porterà ovviamente al fatto che mio fratello Nabil, che è un integralista, non accetterà tutto quello che invece accade. Il mio personaggio è Nabil Bushri, è un cattivo, ma è un cattivo buono alla fine. E non si può essere cattivi contro l'amore, anche lui alla fine... Che hai detto? Cede. Chi è che non cede per amore? Una delle scene più drammaticamente comiche che abbiamo vissuto in questi giorni è stata quella del parto. Dico comica perché ovviamente potete immaginare che cosa ha significato assistere dal vivo con una troupe a una donna che stava partorendo in un ospedale a Catania in una vasca piena d'acqua. Per tutto il tragitto Calogero mi ha messo proprio a mio agio dicendomi: guarda che abbiamo solo un ciak, se lo sbagli è finita. E questo veramente mi ha aiutato, devo dire la verità, a entrare nell'atmosfera tesa, no? Di vedere per la prima volta questa scena del vivo. E poi quando io sono uscito dalla stanzetta pieno di lacrime, gli infermieri mi hanno abbracciato e mi hanno detto complimenti, congratulazioni, ho detto no, non sono io il padre, è lui. 9-2 seconda. Sì, ciak. Michele, altri 10 minuti, perché i bambini sono stanchi. La scena più corale di tutto il film. Sono presenti a casa della signora Rosanna, la sottoscritta, Michele e la moglie Pia con i due figli, che si chiamano Cristoforo e Pier Vittorio. Cristoforo e Pier Riccardo e Pier Vittorio. Cristoforo e Pier Vittorio, senza correre. Le due, Chissà la mia che cosa. Siamo qua, no, stop. Sua moglie si chiama Pia. Ah, vabbè, Pia ha un fratello, Riccardo. Buona.
E hanno un bellissimo rapporto. Vabbè, io mi riposo. Oh, non ti stancare troppo, che il tuo stato potrebbe essere pericoloso. Perché ha lasciato solo tuo marito e non è bello, no? Certo. Fin da bambino si intuisce che appunto c'è questa complicità, questa... gli passa tutto, suo fratello può far tutto, quindi in qualche modo anche quando sbaglia in questo film lei non lo accusa mai, lei è sempre dalla parte del fratello. Riccardo mi raccontava che da ragazzo ne combinava di tutti i colori e tu lo coprivi sempre con vostro padre. Sì, una volta l'ho anche presa, pure belle foto. Mette insieme un po', no, questa compagnia teatrale, mettendo in scena questo spettacolo, secondo me anche abbastanza complesso. Da questa selva non bramarti, usci. Qui resterai, qual che sia il tuo desiderio. Non comune il grado mio. Esatto, mi posso? Sì, certo. Perché poi da questa selva non bramarti uscire è una battuta che tu dici a Hickman, che lei è confinata in questo giardino. Mi sentivo in teatro, però poi avevo la macchia da presa, quindi era un po' doppia come anche a livello emotivo. È stato bello, molto bello. Poi era suggestiva la scena, il luogo, di fronte al mare, sentivi il mare, quindi veramente molto particolare. Vai, chiedo. Poi c'è Andrea. Andrea che è il protagonista. I pasticcini, che adesso i nomi di tutti i pasticcini non è che me li ricordo a memoria, però ci sono 7-8 pasticcini almeno. No, e c'è Marina, c'è la tua carissima amica. È veramente un gioco del caso. Il caso non esiste, quello è stato un piano. Siamo andati a chiamarmi, Tu devi lì. Allora, ricomincia, azione. Lo vuoi rivedere? Sapete che penso? Mi somigliate. Una bellissima esperienza, mi ha riportato un po' ai miei inizi, perché è un film sofisticato ma a basso costo. Ok, i nostri sono qui a destra. Sì, all'incirca dovrebbe essere qui. Sì, quindi qua, più o meno qua. E poi devo dire che la sensibilità di Francesco con la storia che ha scritto mi aiuta molto sul lavoro delle sfumature, del colore e del contrasto, con questo cambio di stagioni, con l'introspezione del personaggio che ha fatto di sfumature. È un personaggio complesso, difficile anche da interpretare, come attore mi ha dato anche molte soddisfazioni. Io mi sono completamente affidato a Francesco e vedo che lui mi sta guidando nella direzione giusta. Ho cercato di essere gentile con tutti. E poi si è rivolto anche un po' a loro. Certo. Però vi devo dire che ho scoperto che mi piace il regista Francesco Calogero quando ho visto Visioni private. È bello sapere che lo vuoi un regista che mi piace. Giovanotto, cosa pretendevi? Appena arrivato vuoi fare subito la superstar? Il successo senza compromessi, lo dico a tutti e due. Nel mondo del cinema, per ottenere certe cose, bisogna sempre fare altre cose. I primi film che ho fatto li ho fatti con Francesco Calogero. La gentilezza del tocco e Visioni private. Tanto che ho già mandato, è un architetto che in studio con Andrea. E lo stagista Giacomo. Diciamo che è un puro idealista, e quindi, al contrario di Vito, che è l'altro architetto che lavora nello studio, non approva tutti i giochetti poi che stanno dietro alle concessioni edilizie e tutto. Vorrebbe fare tutto in modo onesto e pulito. Vito è molto prosaico, nel senso che vede come vanno le cose, per cui se non hai santi in paradiso i progetti non vengono approvati. Andrea, se tu resti io vado, quella cosa si può fare. Giacomo, vieni, ti devo parlare. Ho del lavoro per voi. Ho trovato il locale per fare il ristorante. Faccio il ruolo del geometra architetto Gaggiari, G-A-K-K-I-A-R-I, che praticamente è un uomo dal... non posso dire altro. Posso dire altro, basta, perché devo mantenere il segreto, se no si rovinerei il finale del primo tempo, rovinerei il finale del primo tempo, l'intervallo e il finale del film, del secondo tempo. Il film è in due tempi e a colori. Tutto interamente girato a Messina e racconta tutta una storia di Camorra.
per, no, io lo dico per ingannare, per modo che rimane così, il piacere di vedere il film e di non sapere di che si tratta, perché se non sa di che si tratta, perché va a vedere. Ok, stop. Allora Nino Frassi ha finito. Mettiamo insieme una bella storia, una bella ambientazione, dico anche bravi attori, posso dirlo almeno quanto riguarda gli altri, una buona regia, insomma questo film è assolutamente da vedere. Ci vediamo al cinema. Extraordinaire, loin des noirs buildings et des passages cloués, il y avait un bal pour donner des primes vertes dans un coin de petite grenouille chantait une chanson pour saluer la lune. Dès que celle-ci parut, toute rose d'émotion, elles entonnèrent, je crois, la valse brune. Il y a une chouette nuit, petite chanson. Maman dans un jardin extraordinaire, je vis soudain passer la plus belle des filles. Elle vint près de moi et là me dit sans manière, vous me plaisez beaucoup, j'aime les gens dont les yeux brillent. Il fallait bien trouver dans cette grande ville perverse une gentille amourette, un petit flirt de 20 ans qui me fasse oublier que l'amour est un commerce dans les bars de la cité. Oui mais pas dans, 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 dans. Extraordinaire, un ange du bizarre, un agent nous dit, étendez-vous sur la verte bruyère, je vous jouerai une lutte pendant que vous serez réunis. Cet agent était un grand poète, mais nous préférions Artémise et moi, la douceur d'une couchette secrète qu'elle fit découvrir au fond du bois. Pour ceux qui veulent savoir où le jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Un caro saluto a tutti e ci vediamo più in là.